Signore, grazie. Vogliamo aprire questa riunione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E a te rendiamo lode e gloria in questo giorno. Ci emoziona quando siamo davanti alla tua presenza, Signore. Ci tocca che tu ci dai ogni giorno un dono e una benedizione. Vogliamo usare questo tempo per innalzare il tuo nome, l'Emanuele, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Siamo limitati, Gesù, a dare i titoli perché tu meriti di più, Signore, ma ti ringraziamo che oggi il tuo popolo Aurora è qui riunito, Signore, per aprire il cuore, per lodare il tuo nome, per innalzare il tuo nome. E noi sappiamo che tu guiderai ogni cosa, siamo fiduciosi che prenderai la nostra vita, il nostro cuore, ci userai come strumenti per la tua lode e gloria, Signore. Tu, Signore, ami dei figli ubbidienti, aiutaci ad essere ubbidienti alla tua parola e a sottometterci a te. Grazie, Signore, perché per noi è una gioia poter essere il tuo popolo, il tuo pasci, il tuo gregge, Signore. Tu sei il buon pastore e ti benediciamo e apriamo questa riunione nel nome di Gesù Cristo. Il popolo di Dio dice Amen. Il popolo di Dio dice Amen. I cellulari scarichi, riuscite a comunicare, a parlare voi con un cellulare che vi dice che la batteria è scarica? Non parlerete neanche con uno che vi sta a 3 metri o a 3000 chilometri. Quello che voglio dirvi, fratelli e sorelle, Dio vuole, non facciamo finta di essere un momento cellulare, ma carichi, non scarichi. E queste riunioni servono per caricarci spiritualmente, non sono riunioni religiose, standard. Questo è un incontro con il Signore. Amen. E prima che voi mettevate piedi in questo locale, il Signore era già qui. Perché dove due o tre sono radunati nel suo nome, Lui è, non sarà, è presente. E il Signore ci guarda con quale spirito siamo qui, con quale desiderio siamo qui. Adesso vogliamo, come avete visto, speriamo che non scatti la corrente, abbiamo messo il proiettore. Questo perché abbiamo questo desiderio di farvi cantare a tutti, tranne se c'è qualche muto. Eppure ad Aosta abbiamo un muto, ma canta non con la voce, fino a quando il Signore non lo guarisce, che stiamo pregando, state tranquilli, ma lui è allegro, almeno fa i gesti. Ma ci sono alcuni che mi sembrano delle statue di marmo. Qui si canta, qui si adora, qui si prega. Non un uomo, ma Cristo, al Re. Dunque, per piacere, io vi guardo ogni tanto da qui e vi vede se muovete veramente la bocca per cantare, ma vi vede pure il Signore. Qui abbiamo, per chi non ha l'innario, che non ha fatto un tempo a comprarlo, ecco qui, sul muro vi proiettiamo le parole. Adesso vogliamo sentire il coro. Alleluia, pace a tutti voi, pace alla Chiesa, benvenuto nella casa del Signore. Alleluia, prima che cantiamo, lodiamo il nostro Signore, voglio leggere un versetto di Gioele. Alleluia. Gioele 2, alleluia. Oh Signore, voglio leggere questa parola, alleluia. La parola dice così: suonate la tromba, oh Signore, date allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore è vieni e vicino. Veramente, sorelle e fratelli, dobbiamo avvicinare col Signore, perché il Signore è vicino da noi e sta arrivando, sta per arrivare. Alleluia. Oh Signore Gesù, vogliamo cantare insieme oggi. Vedrete dietro che c'è, tutti possiamo cantare insieme. Anche se qualcuno non c'è inni e possiamo vedere cantare insieme. Non è che siamo davanti, siamo più grandi.
Signore. E dobbiamo cantare insieme, alleluia. Solo siamo serve del Signore, stiamo lavorando per il nostro Signore. Alleluia. Apriamo la inni di Marone, alleluia. E cantiamo questa alabanza 4:26. La parola dice così, alleluia, 4:26. Inni Marone, alleluia, al di là del sol. Alleluia. Thank you.
mia parola ti fa tremare dentro. Alleluia. Continuiamo a cantare 300. Santa parola, Signore, e che noi come servi, Signore, come credenti, ti serviamo in zelo, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra voglia, con tutta la nostra fede, Signore. Grazie per questo momento, grazie per darmi l'opportunità di darti una preghiera, di chiederti quello che si bisogna ogni giorno nella nostra vita, Padre eterno. Grazie nel nome di Cristo Gesù, Nazareno di Gerusalemme. Amen e amen. Grazie, Signore. Ancora qualcuno, se ti senti, prega adesso.
non rimanere muto, prega, prega anche tu. Diamo spazio a quanti vogliono e desiderano pregare. Pregare per te, pregare per la Chiesa del Signore. Signore Dio Onnipotente, in questo pomeriggio glorioso, Signore, ma soprattutto dalla tua presenza, Padre, e quella che ci dà quella speranza e quella fiducia in te. Signore, siamo raccolti nel nome tuo santo, Gesù. E noi desideriamo con tutto il cuore, con l'anima nostra, Signore, che non sia venuto in questo luogo per abitudine, ma siamo venuti per adorarti, per offrire i nostri cuori davanti alla tua presenza, Padre. Tu sei il Dio onnipotente da sempre, nell'eternità, dall'eternità. Tu sei Dio, Signore. Tu conosci ogni cuore presente in questo giorno, Signore. Tu provvederai, oh Signore, ad ognuno, Padre, ma soprattutto spiritualmente, Signore, perché nelle cose materiali non è che ci manca tanto, ma quello spirituale, quello che noi dovremmo guardare lassù, che vengano dal cielo le tue benedizioni, la tua grazia divina, quelle che noi possiamo gustare ogni giorno nella nostra vita. Come tu ci sei venuto incontro un giorno, eravamo, Signore, come tu ci hai visto, Signore, come eravamo. Eppure, oh Signore Dio onnipotente, non ci hai disprezzato, non ci hai giudicato, ma con amore tu lo hai fatto. Perché prima che venissi sulla terra, il tuo amore è grande. Tu vedevi, Signore, l'uomo sulla terra, l'uomo perduto. Ormai sembrava che tutto era perso, ma sia benedetto il tuo nome, o Dio onnipotente, che mediante il tuo figliolo Cristo Gesù, che si è offerto lui stesso per noi a venire in mezzo all'umanità, ha sofferto, ha subito la crocifissione, ma il terzo giorno, Signore, tu sei uscito fuori glorioso, sconfiggendo la morte. La morte non c'è più, non c'è più, hai tolto di mezzo la morte, ma beato coloro che oggi ti accettano, Signore Dio, affinché possano vivere, perché tu sei vivo, tu sei vivente e la vita viene solo da te. Tutte le cose vivono perché tu sei il Dio vivente. Signore, benedicici in questo pomeriggio, Padre, fa sì che nessun disturbo, Signore, ci sia in questa sala, Signore, ma soltanto la tua presenza che possa toccare mediante lo Spirito tuo Santo ogni cuore. Non ci sia nessun indifferente in questo pomeriggio, Padre. E se viene l'indifferenza, Signore, faglielo comprendere che noi siamo di fronte a te, oh Signore. Siamo la tua presenza. Gloria all'Eterno. Siamo davanti a te, Padre, con tutto rispetto e onore dovuti che dobbiamo darti a te, oh Signore. E ti ringraziamo, Padre. E tutto questo te l'abbiamo chiesto non perché lo meritiamo, Signore, ma in merito soltanto di Cristo Gesù, che lui ha compiuto l'opera sua per noi. Grazie, Padre. In Cristo Gesù, benedetti in eterno. Alleluia. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Mentre siamo davanti al Signore, cantiamo quell'inno che dice: oh Dio, crea in me un cuore puro. Questa è una preghiera di Davide, ma deve essere la nostra preghiera adesso. Cantiamo questo inno.